Cari quadisti, buongiorno. Anzi, per l'occasione direi cari monociclisti, buongiorno. E eccoci dalla vostra squadra corsequadisti.it, numero uno, il numero uno, anche il vecchio Fero che se lo dice da solo perché si aspetta che glielo diciate voi, muore. Eccoci, signori, testa e verità. Indovinate, indovinate. Segway, Ninebot, Segway 1 S2. L'ultimo modello della Segway Ninebot, modello S2, e eccoci a spiegarvi e a delucidarvi sulle innovazioni tra il modello S1 e il Segway Ninebot S2. Allora, l'S1 praticamente era un prodotto fondamentalmente Ninebot. Sull'S2 è entrato al pieno il discorso di fusione tra Ninebot e Segway. Ed eccoci appunto a vedere cosa sia successo, cosa sia stato implementato. Allora, innanzitutto rispetto al Ninebot One S1, il Ninebot One S2 sfrutta appieno quello che era il software Segway. Adesso lo potete vedere, questa nella realtà è l'unità motrice del Ninebot. S1 era un prodotto con la ruota da 16 pollici, il S2 è un prodotto con la ruota da 14 pollici. Questo è il blocco motore, vediamo un cerchione, un copertone, una camera d'aria, il motore che è interno e questa è la vera e propria struttura telaio. Poi passiamo di qua e vediamo carcassa o di sinistra o di destra, comunque carcassa laterale primaria, carcassa laterale secondaria. La carcassa laterale primaria la riconosciamo perché al suo interno ha il come possiamo chiamare colui che il radiatore. Quello che per le macchine e le moto è il radiatore dell'acqua. Questo è un dissipatore di calore in alluminio o titanio, quel che è, con tutte le centrali elettroniche. Quindi la centralina elettronica dal modello S2 che era posizionata su una parte del prodotto è stata rimpicciolita, miniaturizzata e posizionata esattamente, se non viene fuori un casino, in questa posizione. Come potete vedere, eccolo lì il casino. È perfettamente protetta dall'acqua, mentre la ruota gira porta aria, quest'aria porta a dissipare. Questa è la parte interna, quindi è la scocca primaria, la scocca secondaria, le paratie, i ciappisnapoli con dentro le luci LED e la seconda batteria. Questa è la seconda batteria. Allora, sul Ninebot S1, prodotto fantastico, 16 pollici, velocissimo, veramente spettacolare, anche bello pesante, un bel 14 kg, non gli arriva nessuno in S1. La Ninebot Segway è passata al modello S2, diminuendo la ruota da 16, scusatemi, a un 14 pollici, quindi molto più maneggevole per questo cittadino, ovviamente magari un po' meno veloce e un po' meno performante, ma sicuramente molto più valido in accelerazione. E soprattutto è passato dal modello monobatteria, perché l'S1 era un monobatteria, al modello doppia batteria, cioè una batteria di qua, una batteria di là. Come potete vedere, entrambe le batterie arrivano sulla centrale elettronica. Questo che cosa vuol dire? Che il modello può anche lavorare con una sola delle due batterie. Le batterie si posizionano all'interno di questa parte, come potete vedere. Qua la batteria è montata, qua l'abbiamo smontata. Vengono fissate con quattro viti autofilettanti. Quindi la batteria non si muove, al contrario della concorrenza cinese di alta gamma. Non voglio pensare a quella non di alta gamma, che vabbè, è veramente ridicola. Quindi le batterie sono solidali e qualora vi si rompesse un pacco batteria, il mezzo marcia lo stesso, bipperà come un pazzo, perché vi avviso, ma senza alcuna interruzione di stabilità, i giroscopi continuano a funzionare e il motore continua a tenere su. Questo è qualcosa che deriva proprio dalla Segway. La Segway ha sempre fatto prodotti con doppia batteria, cioè ogni prodotto Segway ha due batterie, se ne rompe una vi tiene su l'altra. Questi prodotti self-balance scooter, se si rompe una batteria, si rompe un elemento, può capitare, ragazzi, andate in giro con la macchina, a un certo punto girate la chiave, la batteria non va più, la struca più, si è struccata la batteria. Se si rompe mentre andate, chiaramente fate il tomone. Il modello Ninebot Segway S1 ha una sola batteria, molto potente, ma una sola, mentre il modello S2 ha due pacchi batterie e tutte e due vanno a finire in motherboard.
Quindi la motherboard succhia un po' da uno, un po' dall'altro, e comunque se ne manca una, non c'è alcuna interruzione di funzionamento per i giroscopi e di potenza per il motore. Ovviamente avrete il 50% dell'autonomia, ma in ogni caso state in piedi, quindi è una forma di sicurezza molto importante, e questo ovviamente la dobbiamo all'arrivo del marchio Segway. Quindi questo a tutti gli effetti è un Nightbot Segway, un Segway più che un Nightbot. Comunque vediamo le caratteristiche della batteria. Ogni batteria sono 54,3 volte, 155 watt per l'una, e consente un'autonomia sinceramente superiore al modello S1. Vi ricordiamo la differenza grossa: l'S1 è un 16 pollici, l'S2 è un 14 pollici, con la ruota è un 14 pollici di dimensione, quindi la ruota è più piccola, per questo lo trovate più maneggevole e più leggero. Il 16 pollici è una ruota più da long way, quindi più da piste ciclabili. La 14 è più un prodottino da utilizzare in città e sulla pista ciclabile magari ha qualche limite, perché il diametro, lo sviluppo ruota è un pochettino inferiore. E tutto si smonta con una dozzina di viti, brugole del 3,2 mm di tenuta sulla parte centrale del telaio. Questo è il telaio di un lato, e dall'altra parte c'è il telaio di un altro lato. Con queste quattro brugole ogni scocca si attacca al telaio. Le brugole le potete vedere, sono queste. Poi andiamo a guardare la parte, diciamo, di idrorepellenza, molto bella, sinceramente alta qualità. Vediamo gommini siliconici che permettono il fissaggio dei cavi e la tenuta stagna. Vediamo dalla parte anche di silicone, che deve essere riposizionata ogni volta che smontate, per mantenere, diciamo, non vi possiamo dire che andate nell'acqua, però sinceramente le pozzanghere le potete prendere, magari non troppe, non sprofondateci dentro, ma gli spruzzi d'acqua vengono schermati dai parafanghi, da quant'altro resto, dalle parti di scocca, e non arriva l'acqua alla centralina. Poi una nuova innovazione rispetto all'S1 la vediamo proprio sulla pedana. La pedana di appoggio innanzitutto è più piccola dell'S1, e poi, come potete vedere, al posto di essere un alluminio con della gomma riportata, avete dell'alluminio, il supporto pedana in plastica e degli sdruccioli antiscivolo. L'S1 era pericolosissimo: quando pioveva voi mettevate giù il piede, si bagnava la scarpa, lo mettevate sopra, tomone della Madonna. Con questo antiscivolo potete usarlo lo stesso, perché anche se piove l'antiscivolo vi tiene sulla suola della vostra scarpa, mentre la gomma bagnata sulla gomma bagnata della scarpa non dava assolutamente alcuna possibilità di evitare il tomone al malaugurato utilizzatore. Ogni batteria ha una portanza e i cablaggi di collegamento intelligente con la centralina. Dall'altra parte abbiamo sempre i cablaggi della batteria, e in più abbiamo gli altri clavaggi, che non sono altro che i clavaggi delle luci, che da questa parte sono nascosti da quella parte. Quindi pedalina più piccola, inseramento di antiscivolo molto valido. Il prodotto si smonta, ma guardate, tra le due noi sinceramente preferiamo smontare l'S1 che l'S2. Comunque l'S2 si smonta con molti meno viti e molti meno attrezzi rispetto all'S1. Ovviamente ci sono degli innesti in plastica, bisogna stare attenti per non romperli. Per il resto il prodotto è sinceramente molto interessante. E veniamo anche a come cambiare la camera d'aria. Questa tipologia di motori non vi consente di avere il cerchione tubeless, quindi tutti i monoruota, i monocicli elettrici hanno una camera d'aria. Quindi, per sostituire la camera d'aria, cosa che è accaduta a questo prodotto, si usano queste leve. Una a una, due si inseriscono all'interno, si fa leva, si alza il copertone dal cerchione. A questo punto si sfila la camera d'aria con il suo tappino, si cambia la camera d'aria, si rimonta e si reinserisce il copertone all'interno del cerchio. Per fare questo lavoro, ovviamente, dovete andare a smontare completamente il prodotto, come l'abbiamo fatto noi. Comunque, prova verità, il vostro Segway S2, eccolo, bello, smontato, e sapete che cosa comprate come prodotto
Segway, cioè la Ninebot è veramente diventata Segway, signori. Queste piccole accortezze sono accortezze molto importanti. La doppia batteria vi evita di tirare le faccianate per terra, questo è molto importante. Poi magari un po' critico che è stato abbassato il livello del prodotto perché il Ninebot Segway S1 era ovviamente un prodotto per utenti esperti, ruota da 16 pollici, un bel bambino. Faceva piacere, forse pesante, ma faceva piacere. Sull'S2 siamo passati da 14 pollici. Peso del prodotto poco superiore ai 10 kg, 11 kg qualcosa, quindi 3 kg in meno dell'S2, molto più facile da portare in città, molto più ergonomico per quanto riguarda la maniglia è veramente spettacolare e comoda, al posto di quella lunga e grande dell'S2. Un bellissimo progetto di luce e quant'altro il resto, cioè, ci siamo tutto, il prodotto è molto più bello, molto più compatto, molto più utile in città. Sinceramente preferivamo un po' un attimo l'S1, però l'S1 non era un prodotto da prima monociclo, l'S2 sicuramente. Uno che non ha mai usato un self-balancing scooter con l'S2 può iniziare ad utilizzarlo. L'S1 16 pollici era veramente difficile da utilizzare come primo prodotto. E poi ricordiamoci, l'ergonomia del prodotto è fantastica perché l'S2 è molto più trasportabile, il Segway Ninebot S2 è molto più trasportabile sui mezzi pubblici di quanto non lo potesse essere l'S1. Signori, a questo punto rigonfiamo il pneumatico, abbiamo provveduto a fargli un bel tagliandino del tutto, ciao, che gli diamo anche una pulizia. Va che bel, va che bel, serraggio di tutte le viti, brugole, bullo Nazzi, quindi telaio perfetto. Lo andiamo a rimontare, vi facciamo vedere anche la tenuta. Passaggio, brugola di tenuta con fissaggio. Questo passa all'interno, praticamente è il perno di tenuta della pedana sulla parte centrale. Facciamo vedere come è rifinito bene. Per esempio, questi sono i distanziali e questo è il tappeto al perno per evitare che ossidazione e acqua lo possano rovinare. Prodottino veramente ben fatto. Comunque per smontare completamente questo prodotto vi serve un cacciavite a stella di questo tipo medio, vi serve una brugola del 5, una chiave a brugola del 5, una chiave a brugola del 3, una chiave a brugola del 2, una chiave a brugola del 3,2, una chiave a brugola del 3 piccola, un cacciaspine per allontanare il perno di tenuta di fissaggio e un cacciavite piatto per staccare le plastiche dai loro innesti. Queste sono le coperture delle brugole di tenuta telaio che vengono via con il cacciavite o addirittura a mano. Con questi singoli attrezzi, quindi 1, 2, 3, 4, 5 brugole, un cacciaspine, un cacciavite a stella e un cacciavite a taglio per l'apertura delle parti, voi siete in grado di smontare completamente il vostro Ninebot Segway. Attenzione a queste brugole, queste sono brugole del 3,2. Attenzione ad usare le brugole del 3, le spanate, dovete usare una brugola del 3,2. Comunque questo qui è un passo imperiale, tradotto in metrico una brugola del 3,2. Signori, dal vostro fiero, Ninebot Segway, grazie per l'attenzione in questo spettacolare articolo tecnico e un grande salutone. Al contrario, una cosa, al contrario dell'S1, l'S2 non ha alcun senso di marcia, cioè è praticamente equipollente andare avanti o andare indietro, mentre per quanto riguarda l'S1 solo la maniglia per alzarlo aveva un senso e quindi di conseguenza anche il mezzo aveva poi un senso. Quindi vi ricordiamo le grosse differenze tra S2 e S1, innovazioni, ruota da 16 ridotta a 14 pollici, telaio praticamente identico, utilizzo della doppia batteria, con ogni batteria l'aggancio in motherboard, una singola batteria è in grado di far andare il prodotto, quindi la doppia batteria è una batteria di sicurezza, agganci rapidi di plastiche sul telaio e dissipatore spostato in alto con la centralina nella parte più alta. Signori, dal Fiero, dalla squadra corse quadisti.it, che al momento è impegnatissima sui monocicli, un grande saluto, un arrivederci presto e magari vi finiamo l'articolo con il prodotto montato. Ciao 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 ciao.